Buonasera, questa è Assemblea On Air. Ecco i nostri titoli. Legge sulla musica, in assemblea, un coro unanime di sì. Muri o corridoi, lotta ai luoghi comuni sull'immigrazione. Coro unanime di sì per la legge sulla musica. Così hanno votato in assemblea legislativa, con 37 voti favorevoli, il progetto di legge che promuove il rafforzamento, l'innovazione e l'internazionalizzazione della musica. La norma garantirà supporto per la parte produttiva e distributiva della filiera, ma anche sotto l'aspetto educativo, formativo e quello creativo imprenditoriale. Un percorso coinvolgente e ponderato, che infatti ha portato a un buon prodotto, commenta Katia Tarasconi, del Partito Democratico, relatrice di maggioranza del progetto di legge. Dunque, voto unanime in aula, tutti i gruppi hanno votato favorevolmente a questo disegno di legge. Questa è una cosa che ovviamente credo abbia un grandissimo valore, che sta a significare che il progetto di legge, ma soprattutto la musica, ha un valore per tutti. Il progetto di legge si divide in due grandi aree, una per quanto riguarda tutta la parte didattica e quindi le scuole di musica, e una per quanto riguarda invece la produzione e soprattutto la musica dal vivo, e quindi sui circuiti di locali, provinciali, sovraprovinciali, nazionali ed internazionali. Una grandissima soddisfazione per un progetto di legge che ha trovato l'unanimità totale dell'Aula. Il sostegno alla legge arriva anche da Sinistra Italiana, come spiega Igor Taruffi. La riorganizzazione del settore musicale e la valorizzazione di una delle eccellenze di questa regione rappresenta un punto, come dicevo, importante, e soprattutto segnala la volontà di continuare a investire in cultura, promuovere le attività culturali, perché rappresentano un asset importante anche dal punto di vista dell'occupazione. Tra i punti trattati nei 13 articoli approvati in aula, il supporto all'imprenditoria e ai giovani talenti, il sostegno alla musica dal vivo e ai festival e l'istituzione di una Music Commission. Si tratta, in buona sostanza, dopo aver messo in campo la Film Commission, di mettere in campo la Music Commission. C'è una vera e propria commissione che dà delle possibilità a tanti giovani artisti di potersi esprimere, di potersi cimentare col canto, di potersi cimentare con la produzione musicale, e anche alle orchestre dei nostri territori. Un provvedimento quindi che va dalla Romagna all'Emilia e che darà sicuramente libero sfogo alla libera creatività dei nostri giovani. Non verranno dimenticate neanche le scuole di musica regionali, per le quali sono state chieste più agevolazioni, come spiega Silvia Prodi. Abbiamo fatto in modo nella discussione che possano avere accesso ai finanziamenti le scuole musicali, diciamo, su tutta la regione, che abbiano una prospettiva regionale, ma che non siano esclusivamente vincolate quelle già appartenenti a una rete regionale. Quindi, diciamo, abbiamo ampliato la possibilità di partecipazione proprio nel discorso di avere una maggiore diffusione del sistema di educazione e di alfabetizzazione musicale. Soddisfazione per la legge sulla musica anche da parte della Lega Nord, soprattutto per il sostegno ai giovani talenti e alle scuole del territorio. I motivi li spiega Matteo Rancan, relatore di minoranza del progetto di legge. Siamo riusciti a inserire dei termini fondamentali per la rendicontazione degli artisti all'estero, quindi che vi sia una reale rendicontazione per quanto riguarda gli artisti che vanno a suonare o comunque a esibirsi all'estero, e poi anche perché siamo riusciti, attraverso un ordine del giorno, a far sì che all'interno dei bandi possano essere compresi l'acquisto di strumentazioni musicali per chi fa alfabetizzazione nelle scuole di musica territoriali. Quello che per noi è importante è che ci possa essere una collaborazione reale tra gli enti locali, le scuole e le scuole di musica, perché l'ente territoriale, il volontariato, è realmente quello che serve per portare avanti la nostra società. La musicoterapia, la danza e più luoghi dedicati all'ascolto della musica sono tra le proposte del Movimento 5 Stelle, che integrano il progetto di legge. Avremmo voluto maggiore coraggio in alcuni punti, proponiamo infatti proposte che ci sembrano importanti, tra queste l'ambito della musica, finora ignorato da questo PDL come musicoterapia, quindi con un valore terapeutico, con un valore educativo, e nello stesso tempo l'idea che la musica fruita abbia bisogno di spazi migliorati, di spazi migliori, di spazi più ampi anche in questa regione, da legare anche a un discorso turistico, quindi del nostro patrimonio turistico, da legare anche alla fruizione musicale. Chiediamo l'apertura di laboratori in cui sia possibile, in modo inclusivo e a basso costo, potersi formare alla musica, poter conoscere la musica a prescindere dall'età, a prescindere dalle risorse personali e a prescindere dal proprio percorso. Il supporto alle scuole regionali è tra i punti riconosciuti anche da Forza Italia.
Riteniamo che la Regione Emilia-Romagna debba fare tutto quanto è necessario e possibile per rilanciare le scuole di musica, non solamente magari quelle che vediamo e che sono più famose, ma anche quei settori di nicchia come ad esempio il canto gregoriano oppure l'opera. Una legge che nasce in un territorio che è anche la casa della musica, è il commento di Tommaso Foti. Devo dire che era anche necessario perché sicuramente il territorio emiliano-romagnolo è un territorio che ha dato i natali a grandi musicisti, uno per tutti, quello più internazionalmente conosciuto, Giuseppe Verdi, e quindi sarebbe stato veramente inopinato non pensare di produrre un testo legislativo che non solo viva dei ricordi del passato, ma che si preoccupi di far vivere una espressione artistica quale la musica anche per il futuro. Parlare di migrazioni superando stereotipi e luoghi comuni, dialogare con l'altro e combattere il razzismo, consapevoli che il futuro dell'Europa sarà inevitabilmente multietnico e multiculturale. È questo l'obiettivo di Muri o Corridoi, come vivere in una società planetaria, il percorso di approfondimento sulle migrazioni pensato per i ragazzi delle scuole superiori di tutta la regione. A promuoverlo è l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia e a concittadini. A interagire con gli studenti, negli incontri di Bologna, Modena, Ravenna e Forlì, è il professore di storia contemporanea Gianni Labella. L'obiettivo del percorso didattico è la promozione dei valori di democrazia e di cittadinanza attiva attraverso lo studio del fenomeno migratorio nel nostro paese. Dati e numeri alla mano, i ragazzi hanno provato a smontare i pregiudizi che ruotano intorno alla migrazione, partendo dal ricordare i tempi in cui a essere etichettati e discriminati erano proprio i migranti italiani. Succedeva anche agli italiani che facevano molti figli, che emigravano anche loro in tanti paesi. Girano soprattutto informazioni errate, di conseguenza le persone pensano in modo negativo al tema dell'immigrazione. Beh, ci sono molti pregiudizi, però io non, cioè, ci faccio caso qualche volta, però non li penso veramente che sono giudizi cattivi soltanto perché sei di un'altra religione. Gli incontri proseguiranno fino ad aprile, quando gli studenti di tutta la regione si incontreranno a Bologna per una giornata conclusiva di dialogo e confronto.